Eccoci qui, buonasera e ben ritrovati a tutti gli utenti di Birelli, a tutti i tifosi giallorossi del Catanzaro. Con me l'immancabile Matteo Pirritano, direttore di Birelli. Ciao Matteo. Ciao Francesco, buonasera. Insomma, il Catanzaro ci ha preso gusto, quinto risultato utile consecutivo, è tornato alla vittoria ieri in casa contro la Cavese 2-1. Questo ovviamente sarà l'argomento di giornata, come potete leggere dal titolo di questa diretta. Vi ricordiamo che questa e tutte le altre puntate di DB Radio vanno in onda, in live streaming sulla pagina Facebook di DB Radio, in contemporanea sul canale YouTube e Net Club. Come sempre, vista la collaborazione con uscatanzaro.net, lo trovate in streaming anche sulla pagina Facebook di uscatanzaro.net. Sarà una puntata, Matteo, ricca di argomenti con insomma un ospite che è diventato, direi, il protagonista indiscusso delle ultime settimane, Andrea Risolo. Con lui faremo una chiacchierata sulla gara di ieri, che l'ha visto protagonista con un Eurogol, ma in generale sul momento positivo dei giallorossi. Sì, assolutamente. La nota lieta, direi, no? In assoluto di questo inizio di stagione. Poi ieri ha trovato il suo primo gol in carriera e che gol, no? Ha sbloccato una gara che aveva bisogno di una giocata del genere per essere indirizzata sui colori a noi tanto amati. E quindi sarà una bella occasione. Stiamo aumentando sulla nostra pagina Facebook, siamo anche in contemporanea sul nostro canale YouTube. Stanno arrivando già i primi messaggi, quindi direi, Francesco, se sei d'accordo, mandiamo la mitica sigla di questa stagione di Net Club e poi introduciamo il nostro ospite. Bene, allora sigla e poi Partenet Club. Originale tua musaica su stile non si ferma mai, Calafina di Play, Strictly Fit, DB Radio, Net Club. Per seguire le partite del Catanzaro, per tutti i malati del Catanzaro, per tutti quelli che vivono per il Catanzaro. Nu passa re tu, e nata avanti, o Catanzaro, mamma mia quanti scanti, sin nu passa re tu, e nata avanti, tutti fa Catanzaro fino a quando campi, sin nu passa re tu, e nata avanti, o Catanzaro, mamma mia quanti scanti, sin nu passa re tu, e nata avanti, tutti fa Catanzaro, se se, ora vola basso sì, aquila che punta verso la sua preda, salta quegli ostacoli. Prenditi tre punti avanti un'altra gara, muoviti veloce, questo ti comanda. Sogno di tornare ai tempi di Palanca, sogno di vederti sempre alla ribalta. USCZ, uomo, sai, sì. Tipo Catanzaro, il grido manchi i cani, e se sei d'accordo grata dalle mani. Non ti preoccupare, zero manchi i cani, nella cuba grida lungo minimali. Usa tu che esagero, lungo chi geru, ma stasera fammi vita con morteru. Vecchia luce, la voluccio Catanzaro, e poi tu mi esagera, musai, sì. Tu passa redu, e in avanti, o Catanzaro, mamma mia quanti scanti, sin nu passa redu, e in avanti, tu ti fa Catanzaro fino a quando campi, sin nu passa redu, e in avanti, o Catanzaro, mamma mia quanti scanti, sin nu passa redu. E nata avanti, ok, ok. Net Club, DB Radio. Eccoci. Eccoci tornati, eccoci tornati. Nel frattempo stanno arrivando tantissimi messaggi, già alcune domande, fra l'altro qualcuno anche si prende il merito, Matteo, della bravura nelle tue telecronache, ma ne parleremo più avanti, sarà argomento di discussione. Dicevamo, Catanzaro ieri insomma ha battuto la Cavese 2-1, lo aveva detto Calabro alla vigilia, non è una gara da prendere sotto gamba, la classifica non dice tutto, non racconta tutto del valore di questa Cavese. Effettivamente è stato così, con una gara che è rimasta in piedi anche nei minuti di recupero. Poi magari racconteremo, no, attraverso anche le immagini dei gol, quali sono state le sequenze, ma insomma il Catanzaro sembra aver trovato la quadratura giusta, Matteo. Sì, soprattutto direi dopo una settimana, lo avevamo detto, no? Dopo una settimana di lavoro, finalmente una settimana piena, visto che fin qui le Aquile avevano giocato sempre. Alla fine le scelte di Mister Calabro sono ricaduti praticamente su coloro che avevano giocato le ultime tre gare, con sempre una pedina lì a cambiare l'undici titolare. Segno che questi ragazzi, questi
con questo modulo sono quelli che al momento al mister danno maggiori garanzie e oltretutto stanno arrivando i risultati contro una squadra che aveva cambiato allenatore. È sempre difficile giocare contro squadre che cambiano allenatore perché trovano nuovi stimoli. Una Cavese che si è presentata in campo né più né meno come l'avevamo lasciata nel periodo di mister Modica, come aveva detto lo stesso Maiuri, che ieri non era in panchina, era una rosa costruita per il 4-3-3. Catanzaro che ha ormai disegnato, no, questo vestito, questo 3-4-1-2, che però insomma è stato un po', diciamo così, un po' stretto alla squadra nel primo tempo. Nella ripresa anche i cambi e le letture dalla panchina di Calabro hanno dato sicuramente maggiore fluidità. Poi c'è stato questo gioiello, questo gol, questa botta da fuori, vedendo la sigla e la curva piena immagino cosa sarebbe accaduto, no? E noi che eravamo lì abbiamo provato un po' anche a immedesimarci come sempre in chi non c'era. Ha fatto un gol straordinario che ha sbloccato la gara e poi da lì è nata un'altra partita. Il Catanzaro sicuramente è stato bravo a chiuderla, perché tenere in bilico una gara sull'1-0 poteva diventare rischiosa, a maggior ragione se poi ci si mettono determinati episodi arbitrali che onestamente dalla nostra postazione erano ingiudicabili. Chiarisco subito, anche perché stanno arrivando dei messaggi in merito ed è diventato un meme anche nelle chat private, io non ho nessun monitor di ritorno, ho solo gli occhi a disposizione per vedere, raccontare quello che accade, quindi dalla nostra postazione diventa difficile, non avendo un replay a disposizione per poter, diciamo, esaminare meglio quello che accade a distanza siderale. Quindi è questa la formula scelta da chi ci segue su Eleven per cavarsela, ecco, in un certo modo, per uscirne elegantemente, va, mettiamo. Però la gara ormai era finita quando c'è stato questo episodio, per fortuna direi, si è giocato pure sotto una pioggia battente, alla fine sono stati tre punti importanti che tengono il Catanzaro lì in alto, quarto risultato utile consecutivo, imbattuti in casa, quinto risultato, quanti sono? Non sappiamo cinque, più. Cinque, cinque. Sono diventati insomma momenti importanti per dare continuità di squadre e di prestazioni al club. Senti Matteo, io direi facciamocela raccontare da chi l'ha vissuta in campo da protagonista la gara di ieri, perché molto abbiamo già con noi in backstage, ci sta aspettando da qualche minuto, lo facciamo entrare in diretta con noi, Andrea Risolo, centrocampista dell'US Catanzaro. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti voi. Ciao, insomma, Andrea. Raccontacelo un po' come è nato questo gol, cioè come ti è venuta l'idea, hai detto vabbè la tiro, la provo, perché era la gara era un po' bloccata e direi che l'hai sbloccata alla grande ieri. Sì, mi sono ritrovato lì quel pallone, non ci ho pensato due volte ovviamente, perché ho visto che avevo una possibilità concreta di calciare in porta, ci ho provato, poi la palla per fortuna non è andata in tribuna, è andata in porta. Beh, direi che ce l'abbiamo il gol, Francesco. Sì, sì, allora, Andrea, visto che sei con noi, visto che ci sono tanti tifosi collegati, lo facciamo rivedere il tuo gol, così poi insomma lo hai commentato, però lo ricommentiamo volentieri, dai. Dalla parte opposta il movimento di Casoli visto dal Conte Max, lato corto, bella la palla all'altezza del dischetto, anticipato Evacuo, la botta da fuori ed è un gol pazzesco, è un gol bellissimo quello di Andrea Risolo, che sblocca il match, trova il primo gol in maglia giallorossa e porta avanti le Aquile. Catanzaro 1, Cavese 0. Che gol di Risolo! E beh, che gol di Risolo, dice bene questa voce che mi sembra di riconoscerla. Poi, penso che l'emozione del primo gol, Andrea, giusto? Con la maglia del Catanzaro, quantomeno. Sì, è stata una forte emozione, lo desideravo da tanto tempo. Poi per una serie di cose non sono mai riuscito, però ora sono veramente contento, sono felice, soprattutto anche per la vittoria, perché era molto importante, perché era... Tutte le partite in Serie C sono difficili, anche quelle che apparentemente possono sembrare facili, in realtà non lo sono, perché ogni partita c'ha delle dinamiche, ogni partita c'ha delle cose che bisogna comunque viverle, bisogna cercare di stare sempre attenti, concentrati, quindi dai, alla fine è importante aver vinto, e bene così, dai.
Stanno arrivando tantissimi commenti per te, Andrea, ovviamente molto sintetici, ma che diciamo spiegano bene il momento. Risolo, sei un cavallo, animale, la nostra ruspa. Insomma, credo che i tifosi stiano apprezzando particolarmente l'impegno e anche le prestazioni che stai mettendo in campo. Che cosa è cambiato in te, direi, ma anche nella squadra, perché da quando sei entrato tu, poi è normale, non è solo un giocatore, ma visto che abbiamo te e abbiamo la possibilità di parlare con te, che cosa è cambiato nell'Andrea Risolo, calciatore del Catanzaro? Hai avvertito più fiducia? Sei capitato in un momento di forma particolare? Perché veramente è stata una sorpresa, direi, per tutti. Sì, no, io diciamo che ho sempre cercato, anche da quando sono arrivato 2 anni fa, dal primo giorno che sono arrivato qui, ho sempre cercato di allenarmi a 1000. Poi è normale che il calcio ha delle dinamiche, delle cose, e magari uno non può esprimersi come vuole. Quest'anno invece sentivo che fosse un anno, me lo sentivo dentro che fosse un anno giusto per me. Non era iniziato benissimo, avevo fatto solo 2 partite in Coppa Italia, forse col Chievo e col Genoa, cercando di dimostrare comunque quello che valgo. Poi ti ripeto, il calcio purtroppo cambia in pochissimo tempo. Poi normale, magari quando fai una prestazione, quando fai una seconda, c'è consapevolezza dei propri mezzi, c'è autorevolezza anche nelle giocate, quindi diciamo che sto bene. Si vedeva in queste ultime partite, Andrea, che eri più sicuro sia in fase di possesso palla, ma anche in fase di non possesso, andare nelle diagonali, diciamo, a coprire, a fare i raddoppi con grande personalità, ed era sinonimo, segno di sicurezza da parte tua, e credo che lo abbia notato anche Calabro, che ti aveva già allenato, giusto? Sì. Questo è stato importante per te, anche questo? Sì, io non trovare lui. Già lo avevo, già lo conoscevo dal punto di vista caratteriale, lo conoscevo dal punto di vista di quello che vuole lui in campo. Quindi questa magari può essere anche una fortuna, a volte per un giocatore, avere già un allenatore che sa quello che vuole, sa cosa devi dargli, e quindi diciamo che bene, dai. Due cose a proposito, stavo pensando sul tuo gol di ieri, vabbè, la tua esultanza. Intanto ti chiedono a chi lo dedichi questo Eurogol, se c'è una dedica. No, vabbè, diciamo che le mie prime persone a cui devo dedicare un gol sono sempre i miei genitori e la mia ragazza. Non è una frase fatta, perché io ai valori della famiglia, ai valori dell'amore ci credo veramente. E poi ieri in particolar modo devo ringraziare soprattutto una persona, un mio compagno di squadra, che per me mi dà tanto anche fuori dal campo, ed è Contessa, perché ho un rapporto speciale con lui e gli devo tanto per quello che mi riesce a imparare anche fuori dal campo, e non è da cosa da tutti i giorni. Quindi ci tengo a ringraziarlo, ma come lui anche tanti altri, anche Fazio, anche qualcun altro, ma come tutti, però in particolar modo Contessa, perché è più di un amico anche fuori dal campo. La tua linguaccia, l'abbraccio con la squadra, la panchina che viene ad abbracciarti, e poi anche gli abbracci a fine gara, no, nei tuoi confronti. Ho visto una bella foto con il direttore Foresti. Il gruppo che va ad abbracciare Calabro dopo il gol del 2-1 ad Avellino, in un momento, no, in cui il mister è stato messo sulla graticola, come sempre quando le cose magari non funzionano anche in una partita, a rischiare sempre l'allenatore. Quanto è importante questo? Cioè, sono due fotografie che rendono, oppure sono state solo delle circostanze che si sono andate a verificare? No, sono delle fotografie che comunque noi abbiamo sempre tenuto, siamo sempre stati dalla parte del mister, perché il mister è sempre stato con noi, noi siamo sempre stati con loro. Poi è normale che quando qualche risultato non va a nostro favore, diciamo che il primo colpevole magari potrebbe essere sempre il mister, però non è così, purtroppo il calcio è così. Noi abbiamo voluto dimostrare che comunque eravamo tutti uniti, siamo stati sempre tutti uniti, e questa è la cosa più importante. Francesco.
Beh, l'unità del gruppo, Andrea, che è uscita fuori dopo un momento molto particolare, no? Dopo quella gara con il Palermo, quell'1-1 che ha rotto gli equilibri ed è stata determinante. Di ogni gara si è detto ultimamente: questa è la prova, questa è il Catanzaro dovrà dimostrare. Lo si è detto col Teramo, lo si è detto ieri. Domenica c'è un'altra gara, diciamo, sulla carta. La più difficile probabilmente dopo quella con la Ternana che sta viaggiando a ritmi incredibili, ma in testa voi avete idea di poter andare a Bari a giocarvela la gara? Forse anche per riscattare, ripeto, per dare un segnale definitivo al campionato e anche ai tifosi, no? Che non riescono ancora a capire se questo Catanzaro sta ancora reagendo a quell'1-1 contro il Palermo o ha trovato una sua dimensione, una sua identità. Certo, no, noi sicuramente vogliamo dimostrare di che pasta siamo fatti, perché andare a vincere a Bari comunque si aprirebbero diversi scenari anche per noi stessi. Però sappiamo che è una partita complicata, una partita difficile, il Bari è una squadra forte, noi siamo una squadra forte, quindi sarà difficile per entrambe. Senti, visto che stiamo parlando del Bari, siamo già proiettati alla prossima gara, che differenze ci sono, quantomeno quelle che hai rilevato tu, fra Calabro e Auteri? Due, lo sappiamo, due allenatori, due personalità totalmente diverse. Al di là dello spazio che stai trovando tu con Calabro, quali sono le differenze fra i due? Ma sicuramente ogni allenatore ha una sua idea diversa di calcio, quindi magari lo si può notare nell'idea di calcio, magari Calabro può essere più pragmatico, invece comunque il mister Auteri cerca più una corretta di gioco, sono idee di calcio differenti. Per noi giocatori, ogni allenatore ci dà un'impronta diversa e quindi noi dobbiamo assumere quella che è l'impronta dell'allenatore. Chiaro. Cosa vi manca ancora, Andrea? Ieri nel primo tempo qualcuno scrive la squadra forse troppo contratta, magari il fatto anche di essere abituati a giocare ogni 3 giorni e tornare in campo dopo 6, all'inizio può aver, tra virgolette, influito. Come ti spieghi, insomma, questo primo tempo del match di ieri? Diciamo che queste sono partite che tu vuoi cercare di sbloccarle subito, perché poi se le sblocchi subito, ovviamente la partita prende un altro tipo di partita. Magari dopo i primi 10-15 minuti vedi che non stai riuscendo a sbloccarla, dopo comunque abbiamo avuto qualche occasione importante. Mi pare una traversa di Massimo, abbiamo messo 4 rossi importanti in mezzo, o magari la partita diventa un po' più complicata. Però è importante in queste partite, secondo me, rimanere sempre in partita, cercare di non prendere gol, sapendo che il gol prima o poi lo devi fare. Quindi è stato importante questo. Purtroppo le partite in Serie C sono queste. Lo diciamo anche ai tifosi che ogni partita vorrebbero, no? Come in parte è giusto che sia, però le difficoltà poi oggettive ci sono in ogni tipo di gara. Ogni tipo di gara, bisogna che ti girino certi episodi a favore. Cioè per noi hanno dato ieri ci hanno dato un rigore contro che per me è stato qualcosa di Ma tu, cioè, che è successo lì, Andrea? Perché non l'ha visto nessuno, praticamente. lui chi l'aveva presa, chi non l'aveva presa, cioè, era in difficoltà anche lui, alla fine l'ha dato pensando che io l'avessi presa con le mani, ma in realtà io non l'ho presa proprio con le mani, mi ha anche ammonito, però poi a fine partita sì, lo so, ero in confusione, però vabbè. Ci stanno, purtroppo gli errori fanno parte del gioco, come li facevano a sbagliare un gol o qualcos'altro, li possono fare anche gli altri, però alla fine l'importante è che, gli ho detto, l'importante è che abbiamo vinto. Esatto, perché poi sarebbe stato determinante, no, sull'1-0 quell'episodio. Infatti abbiamo rivisto tutti le immagini, non si riusciva veramente a capire No, cosa fosse sì, no, accaduto. l'unica cosa che poteva essere, un po' poi quello che ci hai detto tu, che magari noi abbiamo visto l'assistente quasi andare a dire all'arbitro che era rigore, però quando vi abbiamo visto anche protestare dal campo si dice sempre: Andrea, tu ci puoi dare conferma o meno. Quando si protesta in quel modo, cioè oltre a te anche i tuoi No, compagni, vuol dire che. c'era qualcosa di clamoroso che l'arbitro aveva proprio non visto,
perché è normale, un calcio di rigore ci può stare, ma deve essere netto. Poi è normale, in Serie C vediamo tanti calci di rigore che non sono netti, che sono magari ambigui, però quello di ieri era palese proprio che non era rigore, però vabbè, ci può stare, andiamo avanti. Senti Andrea, stavo pensando una cosa, no? La rosa del Catanzaro quest'anno è una rosa molto esperta, una rosa anche con giocatori più in là con gli anni, ma che la Serie C l'hanno veramente, la conoscono come le loro tasche. Poi c'è un gruppetto di giocatori più giovani, fra i quali ci sei tu, che si stanno ritagliando, no? Comunque uno spazio protagonisti. Com'è il rapporto, ecco, fra voi che siete più giovani, penso a te, a Riccardi, ad Evans, che ieri è entrato e comunque ha dato, no, ha rotto un po' gli equilibri della gara. E che ruolo hanno, ecco, i senatori, chiamiamoli così, quelli un po' più in là con l'età? Cioè, come si approcciano con voi? No, vabbè, sono straordinari perché sono tutti non bravi ragazzi di più, cercano di darti una mano, sono sempre disponibili, è qualcosa veramente di straordinario. Forse non ho mai incontrato gente così esperta di calcio che ti dà una mano in questa maniera, non solo anche quando ci parli, non solo di calcio, anche di altre cose. Veramente non sono stato molto sorpreso, sono molto contento di averli come compagni di squadra perché sono straordinari. Sì, la sensazione... Intanto vale. C'è Martino Damuri che ti vuole salutare, Andrea. Dice, salutatemi Andrea, che dopo il gol non risponde più al telefono, quindi te lo salutiamo. Poi magari lo chiami. Lo salutiamo in diretta. stanno arrivando tantissimi messaggi. Ce n'è uno che secondo me racchiude, come dicevo prima, Andrea, un po' l'equivoco di questo avvio di campionato, perché il Catanzaro che da Avellino in poi ha trovato i risultati, questa striscia di risultati, dall'altro insomma gli viene contestato che manca latita il gioco, no? Si dice sempre così. Allora ti chiede un utente, ma perché giochiamo ancora a contratti come se avessimo paura? Avete paura, Andrea? No, non è questione di avere paura o meno, assolutamente. Io penso che sì, il bel gioco, tutto quanto, ma poi alla fine conta chi, purtroppo conta chi vince. Cioè io preferirei vincere 40 partite senza, con un solo tiro in porta, che fare 10 occasioni da gol e perdere magari 5-6 partite. Purtroppo io la penso in questo modo, è giusto anche che comunque un tifoso è sempre un tifoso che vuole il bel gioco, la cosa, e quello comunque ci sta, perché anche noi vorremmo, però quando non ci riusciamo la cosa importante è vincere la partita. Credo che il titolo possa essere "Non sono bello, ma piaccio", cioè un po' questo, no? Quello che poi sta facendo in questo momento la differenza, cioè si alimenta sì la discussione, anche se poi in realtà credo che sul gioco della squadra, ma in realtà credo che fin qui la squadra sia stata forse poco cinica in alcune prestazioni, in alcune partite dove se la buttavi dentro allora si soffriva meno. Penso anche a una partita un po' come quella di ieri a Caserta, dove c'è stata l'occasione. Comunque in prospettiva i punti potevano essere molti di più. Poi se andiamo a vedere i gol subiti, su 12, 5 sono arrivati in quella maledetta giornata di Terni. Quindi è una squadra che sta facendo bene anche in fase difensiva. Credo che da quel punto di vista avete trovato gli equilibri giusti, Andrea, secondo te, visto che stai lì in mezzo tu. Sì, credo di sì. Poi ovviamente non sono io a dirlo, sarà l'allenatore. Però credo dal campo che sensazioni hai? No, io ho sempre la sensazione che per farci un gol o ce lo dobbiamo fare da soli o è difficile veramente farci il gol perché abbiamo difensori forti, abbiamo trovato un equilibrio, diciamo, dai, abbiamo trovato un equilibrio ed è molto difficile farci il gol, ripeto. Infatti questo ci vede. Andrea, c'erano, come sempre, io insomma prendo spunto da alcuni commenti degli utenti, si parlava anche prima della Ternana, veramente così forte come sembra la Ternana o sta, diciamo, si sono allineati i pianeti e sta andando tutto per il verso giusto alla Ternana? Credo che, ora non ho i numeri alla mano, ma sta facendo un campionato addirittura migliore di quello che l'anno scorso fece la Regina, sembra veramente di un altro livello la Ternana. Sta facendo qualcosa di straordinario.
Sicuramente saranno una squadra forte, altrimenti non avrebbero fatto quei punti con quella facilità, comunque sia, no? Perché se tu vedi le partite sembrano che arrivino in porta con una facilità pazzesca. Sono una squadra forte, purtroppo alla fine gli dobbiamo alzare le mani, però bisogna vedere sempre alla fine come va a finire. Però fino a questo momento sono stati strepitosi. Senti Andrea, qua tutti dicono maglietta nera fino alla fine dell'anno, ma insomma avete letto praticamente la maglia nera a prima maglia, ormai è ufficiale? Ormai sì, dai, sta portando bene, diciamo così. Cambiamo, sì. Allora, intanto ti dico che la Ternana ha 2 punti in più rispetto alla Regina dello scorso anno, ecco, perché qua la Regina ne aveva 28 dopo 12 giornate, il Catanzaro ne aveva 17, però qui siamo dopo 11, ne abbiamo direi 2 in più, quindi anche questo è un segnale importante. L'anno scorso si andò a Bari dopo l'esonero di Auteri con Grassadoni appena arrivato, fu quasi una partita segnata, spettrale sotto certi punti di vista. Si va a Bari in maniera completamente differente. Qualcuno scrive senza nulla da perdere, è così Andrea, non abbiamo nulla da perdere, non avete nulla da perdere, secondo me no. Perché stiamo dimostrando, abbiamo dimostrato che comunque siamo una squadra forte anche noi, che ci siamo anche noi, che non vogliamo andare lì per... Come hai detto tu, magari come l'anno scorso la situazione magari era già un po' compromessa, cambi di allenatore, cose, la partita era infrasettimanale, quindi non potevi con il nuovo allenatore. Invece quest'anno siamo in fiducia, veniamo da 5 risultati consecutivi, secondo me possiamo fare molto bene. Poi il Bari è una squadra che ti fa giocare, quindi fin qui quando abbiamo avuto questo tipo di partite avete fatto molto, molto bene, credo che ci saranno spazi. Poi prima della gara di ieri si diceva questa squadra non tira mai da fuori, poi ve lo siete anche detto tra di voi, non so, La settimana il mister comunque ci invocava a calciare più in porta da fuori area, perché i gol si fanno anche da fuori area, non sempre devi entrare con la palla in porta. Poi ieri è andata bene, quindi senti, ma adesso mi puoi togliere un dubbio, ma Di Massimo in allenamento segna sempre, segna sempre. Allora, questo è incredibile. Secondo... anche perché era capocannoniere, a quest'ora sarebbe stato capocannoniere, perché veramente anche ieri è stato sfortunato, ha preso una traversa. Sì. comunque anche lui ha un passo, diciamo, diverso, si vede che anche lui al di là dei gol è in un momento di fiducia e di forma. Sempre sulla, insomma, una battuta che viene dagli utenti, Andrea, dicono bravo ad Andrea che oltre al campo mantiene la divisa nera anche a casa, quindi insomma io mi vesto sempre di nero. Ah vabbè, figure, siamo in due, quindi anche perché diciamo nel mio caso il nero sfila, quindi sono anche obbligato. Nel frattempo vedo che Matteo si è frizzato, fra un po' ritornerà fra noi. Andrea, ti abbiamo tenuto un po' più di quello che insomma ti avevamo promesso, però è stato un piacere fare con te una chiacchierata. Tra l'altro poi potrai andare a leggere i commenti, perché veramente stanno arrivando tanti complimenti per quello che stai facendo e insomma un augurio anche di poter continuare così e di raggiungere chissà magari dei traguardi sportivi in maglia giallorossa. Andrea, grazie, insomma, no, che dirti, poi. Speriamo di risentirci presto e magari speriamo anche di commentare domenica prossima un altro bel risultato a Bari, sarebbe importante. Speriamo bene. Vi ringrazio. Grazie a te, in bocca al lupo per tutto, Andrea. E allora abbiamo avuto con noi Andrea Risolo, centrocampista del Catanzaro, una chiacchierata per insomma ripercorrere sia quello che è successo ieri col grandissimo gol che lo ha visto protagonista dell'1-0, il gol che ha sbloccato l'incontro, e poi insomma abbiamo anche cercato con questa chiacchierata di capire, di scorgere un po' quelle che sono
le dinamiche interne allo spogliatoio del Catanzaro. A tutti quelli che si preoccupavano circa la maglietta, potete stare tranquilli, insomma, la maglia nera, come avete sentito, è quella che è stata ormai eletta a prima maglia. Per quanto io dico che la giallorossa, secondo me, un'altra chance se la meriterebbe, però lo sappiamo, nel calcio la scaramanzia la fa da padrona e di conseguenza che maglia nera sia. State chiedendo che cosa ha Fazio, ho letto solo adesso, altrimenti lo avrei chiesto direttamente a Risolo. Per quello che vi possiamo dire, perché come sapete non c'è conferenza stampa post partita, quindi non c'è la possibilità poi di confrontarsi con il tecnico o con i giocatori, ieri Fazio negli ultimi minuti ha avuto un risentimento, lo abbiamo visto, credo si sia visto anche in televisione su Eleven Sport, un problema non meglio definito, mi è sembrato alla caviglia, ma veramente poteva essere la gamba, poteva essere insomma il ginocchio, non saprei dirvi, però ha proseguito, quindi vedremo se ci sarà poi un bollettino che ci aggiornerà sulle condizioni di Fazio. Credo comunque che non dovrebbe essere niente di serio per il difensore, che finora si è rivelato un pilastro della squadra giallorossa, e lo possiamo dire, insomma, anche grazie a lui, grazie a Riccardi e allo stesso Martinelli, croce e delizia del Catanzaro, gente come Risolo ce lo diceva, si sente più serena, perché effettivamente fare un gol al Catanzaro, lo abbiamo visto, è molto complicato. Allora, in attesa che si ricolleghi Matteo Pirritano, io direi andiamoci a rivedere insieme i gol di ieri, rivedendoci anche il primo gol di Fazio che abbiamo visto, ed il primo gol di Risolo, perdonatemi, che abbiamo visto insieme prima proprio al calciatore, ma rivediamocelo perché è talmente bello che merita di essere rivisto, e poi andiamo sul 2-0 e sul 2-1 finale. Dalla parte opposta il movimento di Casoli, visto dal Conte Max. Lato corto, bella la palla all'altezza del dischetto, anticipato Evacuo, la botta da fuori! Ed è un gol pazzesco, è un gol bellissimo, quello di Andrea Risolo che sblocca il match, trova il primo gol in maglia giallorossa e porta avanti le Aquile. Catanzaro 1, Cavese 0, che gol di Risolo! Eh beh, sì, lo abbiamo rivisto per la seconda volta perché merita veramente di essere rivisto questa gran botta di Risolo, che mi ha ricordato un gol di Maita contro la Casertana. Andiamo a vedere anche il gol del 2-0, prima si parlava di Evans, in questo caso anche lui è stato protagonista e ne parleremo poi nel corso di questa puntata. Il gol del 2-0 firmato da Di Piazza. Russotto di testa, Taz anticipato da Ivans, Baldassin può giocare questo pallone, si inserisce ancora Ivans, tutto mancino, palla nello spazio per Di Piazza, col destro Matteo Di Piazza porta il Catanzaro sul 2-0 contro la Cavese, ripartenza fulminea, ripartenza letale, Di Piazza trova il primo gol in giallorosso in casa. E nel frattempo è tornato Matteo Pirritano, ormai insomma questo lockdown dal punto di vista della connessione è tormentato, Matteo. Non ne posso più, non ne possiamo più, veramente è ingestibile questa situazione. Un dramma. Per fortuna che ci sono i giallorossi. C'è un virus, virus, non so se l'hai presentato. Sì. No, ancora no. È lui. Nel secondo me c'è un po' di influenza, è vero. Senti, il gol di 2-0, del 2-0 di Piazza nasce da un'azione di Evans che ieri è entrato in avvio di ripresa, schierato quasi a sorpresa, diciamolo, da Calabro, che si è giocato questa carta e ha avuto ragione, perché Evans ha spaccato quantomeno in fase offensiva la gara, protagonista anche in occasione del primo gol con quella apertura d'esterno sinistro per Carlini, che poi insomma poi da lì è nata l'azione. Mi sa che si è frizzato di nuovo Matteo. Niente, oggi è proprio drammatica la situazione legata alla connessione di Matteo Pirritano. E, dicevo, in occasione di uno e dell'altro gol, in particolar modo del secondo, determinante
Evans, che era già entrato contro la Vibonese, lì diciamo non aveva avuto modo di mettersi in mostra così come è accaduto ieri, ma anche lì insomma aveva dimostrato di averli dei numeri, quantomeno in termini atletici. Una carta in più da giocare sicuramente sugli esterni, con l'esperimento fatto ieri nel primo tempo da Calabro, con Casoli a sinistra e Garufa a destra. Diciamolo, non ha funzionato alla grande questo esperimento, ma insomma c'è già una contromossa aggiuntiva rispetto all'impiego del titolare sulla corsia di sinistra, che fino adesso è stato Contessa. Ci manca da vedere un gol, che è quello insomma che poi ha fissato il risultato sul 2-1. Lo rivediamo per dovere di cronaca: il rigore trasformato da Germinale, uno degli ex di ieri. A proposito di ex, grande partita di Russotto, che ce l'aveva quasi pareggiata con quel terzo tempo di testa, anche lì, no? Le sliding doors del calcio, gol fallito da Russotto, sarebbe stato il gol del pari. Praticamente sull'azione successiva è arrivato il 2-0. Andiamo a rivederci invece il rigore trasformato da Germinale. Come ha detto Risolo, il fallo di mano non c'era, io non l'ho presa di mano, però insomma l'arbitro l'ha dato, e quindi andiamoci a rivedere Germinale che trasforma il rigore e fissa il risultato sul 2-1. Arriva il fischio dell'arbitro, parte il 20 col destro a spiazzare Branduani, anche una finta di corpo da parte dell'attaccante della Cavese. Il gol dunque per i campani, 2-1, cambia ancora il punteggio qui al Ceravolo. Eh sì, in quel caso era cambiato il punteggio al Ceravolo, 2-1. Matteo, l'abbiamo commentato prima con Risolo, lui ha detto: io non l'ho toccato quel pallone, per fortuna che nel frattempo avevamo fatto un altro gol, altrimenti saremmo parlando di una gara che probabilmente finiva in parità, 1-1. Sì, beh, il rigore non c'era, poi insomma non lo puoi dire per ovvie ragioni, però poi la protesta dei giocatori è quella che è sempre indicativa, quando vedi tutta la squadra che va a protestare in maniera così convinta, insomma quasi tra virgolette ad accerchiare l'assistente. È andata bene, come gli ha detto Risolo all'arbitro, cioè per fortuna sì, abbiamo vinto, perché altrimenti sarebbe stato diverso. Ti rispondo su Evans, direi di sì, credo che è stato determinante il suo ingresso, ha dato maggiore velocità, maggiore forza fisica, anche intraprendenza, tagliando, come in occasione del secondo gol, praticamente è entrato in mezzo al campo, ha preso la via centrale, ha spostato quasi il suo compagno di squadra per servire di piazza. È stato un bel duello con Tazza nella ripresa, ha preso un giallo per proteste, insomma, comunque, però buono, insomma, quando un ragazzo che ancora non avevamo visto entra in questa maniera, credo che insomma ci sia poco possa da essere dire. In prospettiva, cioè consapevoli che hai un'arma in più e che è un ulteriore ragazzo che si può inserire in un 11 di grande esperienza. Io sull'impiego dei giovani, e annovero fra questi anche Risolo, la penso sempre allo stesso modo, no? Si parla tanto dei giovani, però poi alla fine qualcuno deve avere il coraggio di schierarli e di anche impiegarli. Perché Riccardi non stava giocando bene, quindi diciamo che è stata una lettura. Ha riportato Casoli sulla sua fascia, diciamo così, di competenza, e ha arretrato Garufo, ma Riccardi, che è uno di quei tre giovani, diciamo, under 25 che sono in campo, non ha fatto bene ieri, quindi direi che è stata giusta la sostituzione. Poi là davanti gli attaccanti sono stati poco serviti, ma anche si sono fatti vedere poco. Erano molto distanti tra loro, di solito gli attaccanti del Catanzaro giocano un po' più vicini, quindi anche quello secondo me è stato un cambio giusto. Poi è entrato anche Di Piazza molto bene, dobbiamo dirlo, perché Di Piazza certo, ieri è entrato in maniera decisa in fase difensiva, ha recuperato un paio di palloni e poi servito benissimo da Evans nel corridoio, questa volta non ha preso il palo ma ha fulminato Bisogno, ha chiuso la gara.
Aveva avuto anche l'occasione, no, di fare il terzo gol, praticamente un gol fotocopia, sì, sarebbe stato, ma dal lato opposto. Lì invece, beh, è stato bravo Bisogno a restare alzato fino all'ultimo e a deviarla di piede. In molti, proprio su Di Piazza, hanno storto un po' il naso per l'esultanza, no? Perché non ha avuto la gioia, no? Ormai si vede anche questo, purtroppo, dico io, no? Nell'analisi della partita. Però Di Piazza, insomma, a me sembra questo giocatore che la vive molto la gara, secondo me. Vive molto magari il fatto di non partire titolare, vive il fatto di essere sempre attenzionato, perché è un attaccante e vive per il gol. Però insomma, ieri si discuteva, no, in occasione del gol è andato quasi da solo verso la bandierina e poi è stato raggiunto dai compagni. Modi diversi di esultare, io la metterei così, però il gruppo c'è e si è visto e si vede, a mio avviso. Sì, che è quello che ha detto anche Andrea Risolo con noi nella prima parte di trasmissione, è quello che avevamo evidenziato anche noi nelle puntate precedenti. Insomma, chi ci segue lo sa, avevamo evidenziato le dichiarazioni di Calabro prima del match di Avellino, come la squadra ha esultato i gol, perché, ecco, parlavi di esultanza, no? E quindi quello è stato molto indicativo. E poi il fatto che fin qui, insomma, tutti stanno seguendo le indicazioni dell'allenatore, le scelte dell'allenatore. Poi è normale che chi non gioca è meno contento. In questo momento Di Piazza è la quarta scelta, è partito titolare, se non ricordo male, col Foggia, solo con il Foggia in campionato, però le gerarchie sono chiare. Di Massimo le gioca tutte, Curiale ed Evacuo si alternano e poi c'è Matteo Di Piazza. Però con i gol e con le prestazioni come quella di ieri si può tranquillamente guadagnarsi, insomma, riguadagnarsi una maglia da titolare, così come Corapi, che ieri è entrato in pieno recupero, fa discutere anche nelle conversazioni tra di noi in privato, no? Così, sì, come per i tifosi. Però io ho la mia opinione, che è quella del fatto che, insomma, Corapi è sicuramente uno dei leader di questa squadra, un giocatore di grandissima esperienza. Chi più di lui ha addosso i colori di questa squadra, e sa perfettamente che la stagione è lunga e che in questo momento c'è chi sta meglio di lui, che è Andrea Risolo. Quindi credo che non ci sia nessun caso Corapi, almeno per il momento, che Corapi tornerà a giocare e tornerà ad essere utile, soprattutto anche in partite come quella di Bari, dove un giocatore con esperienza come lui può essere importante in campo, nei dialoghi anche con l'allenatore. Insomma, sarà una partita particolare, ci sono tanti ex giocatori che si conoscono molto bene anche caratterialmente tra di loro, quindi servirà magari... C'è mezzo Catanzaro degli anni passati. Mezzo Catanzaro. Quindi sarà praticamente Catanzaro 1 contro Catanzaro 2, possiamo dirla con questa battuta. E per chiudere la gara di ieri, questa vittoria del Catanzaro sulla Cavese, direi di commentare velocemente insieme, di leggere i voti assegnati dalla redazione di uscatanzaro.net al Catanzaro che ha battuto la formazione campana. Recupero al volo la grafica a supporto, insomma, di questa ricognizione veloce che, insomma, va a chiudere il cerchio sulla gara di ieri. Come possiamo vedere, Branduani 6, Martinelli 6 più, Fazio 7, Riccardi 6 meno, Contessa queste sono quelle di Francavilla, queste sono quelle, ragazzi, di Francavilla. Allora, confermo il Simonetta Virus che fa un sacco di Simonetta danni. Virus, però le recuperiamo. Le recuperiamo al volo. Ho visto Contessa e ho capito di aver sbagliato. Andiamocela a recuperare a questo punto direttamente dal sito. Così abbiamo... Eccoli qua.
Allora, stavamo commentando i voti, ma erano quelli sbagliati perché erano relativi alla gara di Francavilla, e andiamoci a prendere invece quelli relativi alla gara di ieri. Risolo Evans e Di Piazza i migliori, Riccardi e Casoli sottotono, bravo Calabro a correggere la formazione e la ripresa. Velocemente, Branduani 6, Riccardi 5,5, Martinelli 6 più, Fazio 6,5. Garuffo 6, Verna 6 più, Risolo 7, beh, l'abbiamo detto, uno dei migliori, se non il migliore, Carlini 6, Cassoli 5,5, Di Massimo 6 più, Curiale 5,5, Vacco 6, Evans 7, Di Piazza 7, Baldassin 6, Mister Calabro voto 6,5. Come sempre, poi le pagelle, Matteo, fanno discutere, ma credo, insomma, siano dei voti abbastanza condivisibili, che ne pensi? Sì, linea di massima assolutamente sì, credo che ormai questa squadra ha dei leader in campo, su tutti Fazio che guida la difesa con grande personalità, ha dato grande sicurezza a Martinelli che è cresciuto nelle sue prestazioni partita dopo partita, Branduani anche ieri si sentiva, si faceva sentire Ha un dai suoi vocione. compagni col vocione che ha. Verna è un altro giocatore insostituibile in questo momento nello scacchiere tattico. Credo che aumenterà la concorrenza sugli esterni. Prima parlavamo di Evans, però ieri Casoli non ha brillato. Garufo è per caratteristiche un giocatore di posizione che va anche, diciamo, in appoggio, ma con i suoi tempi. Schierato in una, poi come ha giocato nel secondo tempo nella linea 3. Fatto il suo, anche se poi si sganciava anche lui, quindi non era neanche una linea 3 soprattutto nella prima parte, quando ancora la gara era sullo 0-0, nella prima parte della ripresa. Sì, Riccardi lo dicevo anche prima, ieri non è stata insomma la sua migliore prestazione, ma proprio quella fascia non ha funzionato nel primo tempo. Per il resto, insomma, credo che i voti più o meno sono quelli, soprattutto dei ragazzi che sono entrati. Avrei dato mezzo punto in più a Calabro, perché comunque quando leggi la partita e la leggi bene, quello è il suo Sì, ma compito. Cioè, ormai infatti diciamo che Calabro, vai, quando vai, hai prego. 5 cambi a disposizione, tu puoi cambiare metà squadra, cosa che prima era impensabile. Quindi non è tanto la formazione che inizia, ma quelli che giocano nei 95-96 minuti complessivi, che poi devono essere tenuti in considerazione, perché ci sono giocatori che magari possono dare qualcosa in più durante la gara o quando le difese avversarie sono più stanche, vedi Di Piazza, per esempio, perché la stessa cosa era accaduta ad Avellino e si è ripetuta ieri, no? Lui in campo aperto contro squadre sbilanciate alla ricerca del pari. Quindi direi che ieri il mister è stato bravo, i voti sono, insomma, li condividiamo. Sì, tutto Da sommato parte sì. dei ragazzi. Calabro finora si è dimostrato molto bravo a leggerle le gare, leggerle in corsa, correggerle in maniera efficace. Credo che finora il Catanzaro le gare le abbia praticamente sempre vinte nel secondo tempo, no? E questo, secondo me, non è più da analizzare come un caso, non è più da scrivere alla casualità, ma è diventato sistematico. Segno da una parte che quindi il mister la gara la legge bene, ma direi anche segno di Matteo di una condizione atletica crescente, di una condizione fisica crescente, perché insomma andarle a vincere nel secondo tempo senza poi avere grande sofferenza sul piano atletico, sul piano fisico, secondo me dà anche l'idea del tipo di Catanzaro che si sta costruendo, no? Cioè, probabilmente sarà un Catanzaro che anche in futuro giocherà i secondi tempi in maniera diversa, anche attraverso i cambi che Calabro fa. Ieri l'ha fatti praticamente subito, no? Pronti via, già ha cambiato qualcosa e alla fine ha avuto ragione lui. Sì, anche a Terni dopo mezz'ora aveva fatto 2 cambi, poi diciamo lì per lì gli avevano dato ragione perché al di là del rigore la squadra aveva reagito, poi nella ripresa sappiamo tutti quello Crollato. che è accaduto. Sì, è una squadra che crea, ha segnato anche nel primo tempo, non tantissimo, effettivamente è una squadra che appunto ancora ha dimostrato di essere poco cinica perché le occasioni
ci sono state anche col Teramo, che era stata una gara complicata comunque, però alla fine risolta nella ripresa. L'importante è far gol. Riso lo diceva, le vincerei tutte con un tiro piuttosto che avere tante occasioni, però al tempo stesso è anche importante. Sì. Era importante in quel momento perché noi giocavamo ogni 3 giorni, quindi quando tu invece di chiuderla la gara te la porti lì nell'equilibrio, sapendo che poi dopo praticamente 48 ore riscendi in campo, è più complicato. Ieri paradossalmente a livello fisico nel primo tempo sembrava una squadra, no? Un po' più bloccata, diciamo, con meno gamba, poi invece non è stato così. Credo che abbiano fatto magari anche un tipo di lavoro differente che in settimana, settimane precedenti non avevano potuto fare, sì. Potendo preparare la gara in maniera diversa, sicuramente ci saranno stati anche dei carichi di lavoro differenti. Chiuso il cerchio relativo all'analisi di quella che è stata la gara di ieri, ne apriamo un altro di analisi della partita, perché abbiamo nominato prima il Simonetta Virus, ma noi ci abbiamo l'antidoto, perché ci abbiamo veramente, cioè sì, ce l'abbiamo, abbiamo il vaccino in anteprima, e il vaccino porta il nome di Cosimo Simonetta, eccolo qua. Wow. Ciao Cosimo. Ma secondo me deve essere nei limoni che gli ho dato questo tipo no. Cosimo, guarda, pure il Covid. Ma che ci facevi con una busta di limoni a fine partita sotto la pioggia? Cioè, raccontiamo questi retroscena, tanto siamo tra di noi. È una sostanza dopante. Il rischio prima non l'ha detto, ma in verità sono io a distribuire limoni da 20 limoni. Giorni. Limoni. Sì, dopo, nell'immediato post gara con il Palermo, ho cominciato a distribuire limoni, quindi sta funzionando evidentemente. Porta bene, quindi questa... come la maglia nera, quindi maglia nera e limoni sono il segreto del Catanzaro post Palermo, abbiamo capito bene. Ci fa piacere. Che foto ci porti, Cosimo? Che foto ci porti? E allora, no, diciamo tanta carne al fuoco, perché è chiaro, come diciamo sempre, dal campo emergono retroscena che non sono proprio visibili né dagli spalti né tantomeno da casa, ecco. E prima parlavate chiaramente di equilibri giusti, specie per quanto riguarda la difesa, e se andiamo a scorrere l'ordine cronologico delle foto da me scartate, la prima è proprio allora, quella che... Oggi è una giornata no per me con le foto, quindi mi auguro che sia questa che sto per mandare, Cosimo, e dammi conferma. Penso di sì. Esatto, okay. È la 1, perfetto. La prima è proprio questo fermo immagine, diciamo, è emblema della solidità difensiva ritrovata dopo la disfatta di Terni e anche il pareggio con il Palermo. Nell'immagine seguente io vorrei appunto soffermarmi un secondo e fare una riflessione, perché come possiamo vedere c'è la difesa della Cavese in confusione prima di un calcio piazzato. Questa foto l'ho fatta orientativamente intorno al 12° minuto, i giocatori, come si può vedere, si chiariscono in maniera così animata, tra cui l'ex De Franco. L'aneddoto che c'è dietro a generare questo misunderstanding è stato Andrea Russotto, che ieri, come avete detto, sì è vero, ha fornito un'ottima prestazione, tant'è che io mentre fotografavo, vi dico, mi domandavo, ma che ci fa Andrea Russotto in una squadra attualmente ultima in Lega Pro? Da che era partito, giusto per fare un esempio, Russotto era in campo in un Benfica-Napoli del 2008, nel Benfica c'era Di Maria, cioè... Sì, è vero. Ex Enfan Prodigio ai tempi del Treviso, era, ricordo, se non ricordo male, nominato fra i 50 o i 100 talenti under 18. Nei 100. Beh, esatto. Settore giovanile. Come capita a tanti, poi alla fine, insomma, il calcio dà e il calcio toglie. Assolutamente, ma una delle risposte che mi sono dato sta nel fatto di alcuni limiti caratteriali, non ce ne voglio Russotto, che comunque ricordiamo con tanto affetto perché ha lasciato di sé un grande ricordo a Catanzaro. E ieri posso garantirvi che ci sono stati diversi bisticci, botte risposta a distanza tra lui e i compagni di gioco, e in particolare riporto una frase verso un difensore che insomma ha detto: ah, avessi azzeccato almeno un'uscita. Allora, io d'accordo, io non ho mai giocato a calcio in vita mia, però credo che in un momento di difficoltà tra compagni ci si debba aiutare. Poi tutto il più magari si parla nello spogliatoio, ma non che
chiaramente tu ed un compagno di squadra, quando ancora siamo al quarto d'ora, inizi a mettere pressione e a criticarlo perché sbaglia l'uscita. Ecco, quindi questo è anche un aneddoto. L'immagine seguente, sempre Russotto, arginato dal ritrovato Martinelli, che appunto va duro su Russotto. Questo è un gesto di fair play, i due si stringono la mano nel fotogramma successivo, non lo potete vedere. Vedo Martinelli anche un po' più saggio, più assennato, senza le uscite palla al piede, cervellotiche, ecco, che ci facevano stare col fiato sospeso. E poi appunto Risolo, nell'immagine seguente, Risolo che abbiamo avuto appunto ospite, il migliore in campo in assoluto, uno dei migliori di questo mese, che appunto sta dando un equilibrio tattico e anche stabilità alla squadra. A proposito di stabilità, ma anche nello spogliatoio, uno dei pilastri di questa squadra, che appunto è Felice Evacuo, nell'immagine successiva è ritratto appunto Evacuo mentre accelera prima di entrare in campo. Evacuo è il soggetto di questa foto. La mia riflessione però si estende a mister Calabro, perché merita a parer mio un plauso nella gestione appunto dei senatori, perché non è facile gestire delle teste come Curiale, Evacuo, lo stesso Di Piazza, e riuscire comunque a non, diciamo, scontentarli, a non generare mugugni, perché comunque merito al lavoro suo, perché sta dimostrando di fare affidamento su tutti, di gettare tutti nella mischia equamente, ecco, anche lo stesso Di Piazza, che forse adesso ritroveremo con più continuità in campo. Foto seguente, Ivans, l'avete citato, ne avete parlato ampiamente, si è dimostrato sgusciante, ha messo pepe sul met, il primo pallone toccato è stato un affondo con cross, già questo è stato il suo biglietto da visita ieri. Poi la foto successiva, torniamo a Risolo, appunto, questa foto è tecnicamente sbagliata. Questa foto, se la guardate bene, infatti io non l'ho pubblicata perché, come possiamo vedere, l'immagine è leggermente fuori fuoco. Ma cosa prova questo? La dinamicità. Perché siamo rimasti un po' tutti spiazzati da questo tiro. Io questa foto l'ho scattata a 8 centesimi di secondo e non ho preso la palla. Quindi questo la dice lunga di quanto potessi viaggiare quel pallone. Cioè il sensore della mia macchina fotografica non ha fatto in tempo a mettere il fuoco sul soggetto. Vuole la nuova, Cosimo, ci vuole la nuova. No, la magari nuova. Sì, no, però ben vengano foto del genere se corrispondono ad Eurogol come quelli di ieri. E nell'immagine successiva una battuta fatta con simpatia, Germinale, che ha fatto il mio fisico, è palesemente fuori forma, lo vediamo arginato da Martinelli. E infine, ecco, mi ricollego a quello che avete detto prima, Di Piazza. Eh sì, ridiamo, è la verità. No, Di Piazza, l'abbiamo detto prima, ci sta abituando a risultanze rabbiose. Io personalmente non l'ho mai visto ridere. Cioè io non l'ho mai visto sorridere personalmente. Perché ancora non l'abbiamo invitato a Net Club, ma adesso lo invitiamo quando farà il gol decisivo a Bari, lo invitiamo. Facciamolo presto, no, è chiaro, ha bisogno di rimettersi in carreggiata, il gol per lui è di tale importanza, come diceva Francesco giustamente, la vive molto ed è palese. Comunque sta ritrovando pian piano fiducia, speriamo di averlo nella migliore condizione mentale soprattutto, quindi non possiamo che fargli tutti gli auspici. Ecco, è andato a risultare così da solo sotto la curva, ha quasi respinto, se vogliamo, gli abbracci dei compagni. Sì, dicevamo prima che no, ormai si vede tutto, anche in Serie C, perché le immagini ti supportano quando ci sono, e ha fatto un po' discutere l'esultanza, ma secondo me per capirla bisogna inquadrare bene il personaggio di Piazza, che è questo. Poi alla fine si è calciatori, ma si è anche uomini. A me personalmente, insomma, basta che la butti dentro, e credo valga un po' per tutti i tifosi appassionati di calcio. Stavo vedendo un po' di commenti, esatto, Vitaliano che ci dice: ci può stare, un attaccante vuole giocare e segnare, insomma, e questa penso che sia la spiegazione definitiva. Ci sono altre impressioni che hai colto dal campo, Cosimo? Perché magari, oltre a quelle che sono arrivate attraverso gli scatti fotografici, c'è qualche chicca.
Sì, allora io devo partire da Catanzaro-Palermo perché una cosa che ho colto durante il secondo tempo era un momento del riscaldamento sempre sullo 0-0. Un momento di riscaldamento e chi stava effettuando il riscaldamento era, l'ho visto parecchio distaccato forse da quello che stava accadendo in campo, insomma. Cosa che non è avvenuta né con il Teramo né tantomeno ieri, cioè chi non gioca è molto partecipe, chi accelera, chi fa riscaldamento è sempre lì girato verso il campo per vedere cosa sta appunto accadendo. E a tal proposito, volevo prendere, se la regia lo consente, se Francesco permette, qualche scatto inerente a quella partita per far anche dare la controprova di come sono cambiate le cose, anche dal punto di vista Guarda, grafico. mi ero portato avanti con il lavoro e delle foto che hai mandato, secondo me, quelle più eloquenti sono due. Le mando perché fotografano bene, il caso di dire, il cambiamento che c'è stato fra il prima, diciamo, quel Catanzaro-Palermo e il dopo, il Catanzaro-Cavese. Questa foto mi ha colpito molto, no? Perché no, ora non ricordo quale fosse l'episodio, tu ce l'hai presente, ma le mani in testa, secondo me, dicono molto di quella gara e di quel momento del Catanzaro. Sì, in verità c'è anche un'altra immagine molto eloquente, questo nella fattispecie è Garufo. L'immagine successiva, la numero 5, se non ricordo male, l'ho scattata, ecco, si vede questo filtro dissolto, questo bianco, questa patina, e la rete, era un'immagine fatta dal retro della porta sotto la curva est e Verna a fine partita sconsolato. Altra immagine molto forte è la numero 3, che insomma è collegata alle prime due. Se mandiamo in sequenza le prime due, spiega la numero tre, cioè E abbiamo allora il facciamo primo. così, partiamo, siamo partiti dalla fine, andiamo. Questo è Di Massimo che prova il pallonetto, lo ricordo. Ecco, questo è il pallonetto di Massimo. E poi la immediata reazione di Di Massimo, come possiamo vedere, eccolo, così quasi disperato. L'immagine successiva è, come sempre, proprio lui. Evacuo che insomma sprona il compagno. Una foto molto simile ad una fatta di Catanzaro Foggia, un errore, insomma, un errore, oddio, un gol, un'occasione fallita da Di Piazza, sempre evacuo a dare l'input al compagno. In questo momento, in questa foto, evacuo ha sollevato fisicamente Di Massimo da terra per dire dai, giochiamo lo stesso, non fa nulla. Ed è vero, insomma, sembra passato un secolo, eppure è storia di quanto? Di 19 giorni fa, di 20 giorni fa, quel Sì, pareggio. pochissimo. Salvo. Ma non tanto il pareggio, quanto appunto la maniera anonima col quale è maturato. Ecco, io ricordo, ho fatto questo esempio, questa battuta tempo fa tra amici e colleghi, ho rivisto un pareggio con la Scafatese, Catanzaro Scafatese nel 2007, la Scafatese era in otto, noi pareggiamo 1-1 con la Scafatese, c'era Silipo in panchina, mi sembra, e io ho rivisto più o meno quelle scene La nel 2007. ricordo. La ricordo molto, molto bene quella partita, come ricordo anche la gara d'andata a Scafati di una tristezza incredibile. A ripensare, ecco, ogni tanto poi ti viene il magone a ripensare agli ultimi 25-30 anni, veramente una desolazione incredibile. Portateci via da questa categoria, ve ne saremmo veramente Ma questa. eternamente, eternamente grati se ci fate questa cortesia. Questa Sì. foto qua di Evacuo e di Massimo riprende un po' quello che ci diceva anche Andrea Risolo, a proposito del rapporto che ha in particolare con i senatori, no? Prima abbiamo fatto vedere anche Evacuo che si scaldava ieri all'intervallo, Cosimo parlava della gestione dei senatori. Secondo me, come dicevo anche prima per Corapi, vale lo stesso discorso per Evacuo, cioè loro sono i primi a sapere che devono essere gestiti e sanno benissimo il peso che hanno all'interno di uno spogliatoio. Poi sono giocatori che quasi tutti hanno vinto, a differenza di quello che è accaduto in passato. Abbiamo giocatori che nel loro palmarès hanno vinto campionati da Branduani a praticamente Curiale. Quindi, da questo punto di vista, insomma, hai dei giocatori che sanno come si devono vivere determinate stagioni per arrivare all'obiettivo. Quindi sono in questo momento d'aiuto e d'appoggio per i più giovani, e questo è molto importante, molto importante. Sì, nella costruzione di un gruppo poi sappiamo, no? Si è detto spesso negli anni passati che il Catanzaro difettava d'esperienza, quest'anno abbonda d'esperienza, però sono
lo dicevo anche prima a Risolo, sono contento che questo gruppetto di ragazzi, di giovani, si stia ritagliando un ruolo, perché insomma il Catanzaro secondo me deve avere anche un occhio al futuro, deve pensare a quello che verrà dopo, altrimenti parlare di programmazione, parlare di futuro è solo un esercizio, no? Poi bisogna anche andarselo a costruire il futuro, e chissà, magari che dai Riccardi, Risolo, gli Evans, i Di Massimo non possano rappresentare il futuro, speriamo sempre più roseo, del Catanzaro. Dimmi, Matteo. Sono in prestito, sono tutti in prestito, però, Risolo, che poi è saltato il... Fra l'altro bellissima la battuta di Vitaliano sul salto del mio... che è saltato il mio collegamento da dipendenti di Leven, geniale. No, volevo dire che Risolo dovrebbe essere in scadenza, confermatemi questa cosa, però credo che abbia il contratto. Ci vorrebbe Capicotto, ci vorrebbe Ferdinando. Vorrebbe Capicotto. Quindi rinnoviamo il contratto. Rinnoviamo il contratto. Riscattiamo a questo punto allora quelli che sono, in prestito. Sì. Ma in generale anche sui prestiti, questa è una credenza, no? Che sui prestiti non si possano costruire delle stagioni importanti, okay, o dei progetti importanti. Guarda, tante squadre, Crotone, Cosenza stesso, insomma, che negli ultimi anni il Crotone l'ha fatto per una vita, il Crotone per una vita ha costruito rose intere con giocatori di talento, però sai, in prestito, come però valorizzi, insomma. esatto ragazzi, credo che abbiamo veramente raccontato tutto quello che c'era da raccontare. Cosimo, lasciaci, facci sognare con un'ultima, con un ultimo aneddoto, vai, raccontaci una storia. Tutto al più posso darvi più che altro le parole diramate poco fa. È arrivata una battuta da parte di Luca Gentili, portiere del Catanzaro, ai tempi insomma della finale anche persa con il Sora, ma non solo. Gentili, intervenuto a tuttobari.com in qualità di doppio ex, ha detto: per me è impossibile scegliere, insomma, fare il tifo per una delle due, sono legato a queste città, ho tanti amici da ambo le parti, ho lasciato un pezzo di cuore in entrambi i contesti, vorrei un bel pareggio. E detto così, non so come parlare. Io ti dico, vabbè, ha fatto 0-0. Sì, dai, non si è sbilanciato, anche se io per un pari comunque una firmettina ce la metterei, onestamente. Un pari a Bari, fa pure rima, pari a Bari. L'anno scorso, prima di iniziare Net Club, ci siamo scambiati un po' di ricordi sull'ultima trasferta a Bari, veramente surreale per tutta una serie di ragioni, da sorriso amaro, va, mettiamola così. Poi magari un giorno magari faremo uno speciale. Un giorno lo racconteremo. Io non firmo per il pari, io non firmo. Ma io volo basso. Io volo basso come l'aquila. Ricorda, io volo basso come l'aquila rapace che va verso la sua preda. Anzi, visto che l'ho citata, c'è tutto collegato. Visto che l'ho citata e visto che c'è il nostro Cosimo che ama la sigla di Net Club. Ama il reggae, ragazzi. Esulta. No, si vede dai miei rasta che io amo il reggae. Prima di mandare la sigla e di salutare, è arrivato un messaggio di Germinale che ti saluta, Cosimo. Sì, ringrazio per la foto. Ha detto se gliela spedisci che si fa un quadretto. Però. Ha detto che quando giocava qui però non ti comportavi così con lui. Noi possiamo andare insieme dal nutrizionista, se vuole. Si è bloccato. Ci sei? No. Io ci sono questa volta. Questa volta sono bloccato. Si è bloccato lui, vedi? Perché non vuole neanche... Però non vuole filmare. Non dovete spargere, insomma, dare in giro voci errate che porto male io. Perché, ecco, forse ce l'abbiamo. Il coronavirus va colpito. Incredibile. In giro. Allora, ragazzi. Organizziamo i tamponi. Organizziamo i tamponi e mandiamo la sigla. Esatto. Net Club, ricordiamolo, torna sabato prossimo, vigilia di Bari-Catanzaro. Però seguite il puntatone, stiamo preparando un puntatone per sabato. Roba proprio con i fuochi d'artificio. Ospiti clamorosi.
Seguite però i canali social di DB Radio, perché nel corso di questa settimana torneranno i grandi approfondimenti di DB Radio su tante tematiche, non solo calcio, ovviamente, non di solo calcio si vive, quindi torneremo a parlare di sanità, torneremo a parlare dei temi caldi che riguardano la nostra terra, ma in generale quello che sta accadendo in questo periodo. Grazie come sempre a Matteo Piritano, grazie anche oggi al nostro redattore, fotografo. Vai Matteo, prego. No, ne approfitto a proposito di quello che dicevi per la programmazione, ma restando in ambito sportivo, per gli amanti del basket in particolare, giovedì avremo con noi in DB Sport XXL Flavio Tranquillo, voce di Sky, voce dell'NBA, insomma, in Italia, quindi per tutti gli appassionati da non perdere DB Sport XXL giovedì dalle 17 alle 18 con Flavio Tranquillo. Insomma, state tranquilli, c'è Flavio Tranquillo. Meglio di così. E con questa dire che possiamo chiudere, me ne vado. Una volta avremmo detto sigla quando avevamo... mi lasciate solo, ragazzi, siete veramente cattive persone. Un abbraccio a tutti. Vai ora che non c'è Cosimo, Fra, vai ora. Ciao! In caso passo. Originale tua musica su stile non si ferma mai, Calafina di Play, Street Creepy, DB Radio, Net Club. Seguire le partite del Catanzaro, per tutti i malati del Catanzaro, per tutti quelli che vivono per il Catanzaro. Lupa Zarretu è nato avanti, può Catanzaro, mamma mia quanti scanti, sin Lupa Zarretu è nato avanti, tutti fa Catanzaro fino a quando campi, sin Lupa Zarretu è nato avanti, può Catanzaro, mamma mia quanti scanti, sin Lupa Zarretu è nato avanti, tutti fa Catanzaro, se se. Ora vola basso, sì, aquila che punta verso la sua preda, salta quegli ostacoli, prendisi tre punti avanti un'altra gara, muoviti veloce, questo ti comanda, sogno di tornare ai tempi di Palanca, sogno di vederti sempre alla ribalta, USCZ uomo sai sì, tipo Catanzaro il grido manchi cani, e se sei d'accordo frate alza le mani, non ti preoccupare zero manchi cani, nella cuba grida lupo minimali, usa tu che esagero lupo chigeru, ma satira fammi vita con morteru, vecchia luce la voluccio Catanzaro, e poi tu mezza c'era mutai sì, lupa Zarretu e in altra avanti, può Catanzaro mamma mia quanti scanti, sin lupa Zarretu e in altra avanti, tutti fa Catanzaro fino a quando campi, sin lupa Zarretu e in altra avanti, può Catanzaro mamma mia quanti scanti, sin lupa Zarretu e in altra avanti, ok ok, Net Club, TV Radio. DB Radio, your social radio.